Mi presento, io mi chiamo Ferrari Antonietta, insegno Ikebana al Centro di Cultura Giapponese di Milano, dove pratico sotto la direzione della maestra Keiko Ando, che è una maestra giapponese, come ben potete capire dal nome, e pratico Ikebana da una ventina d'anni oramai. L'Ikebana che facciamo noi, la pratica che facciamo noi è la scuola, ci facciamo riferimento alla scuola Ikenobo, che è la scuola di Ikebana più antica del Giappone. Adesso entreremo nel merito di che cos'è questa pratica e vi racconterò un po' di cose, ho fatto delle composizioni che vi illustrerò e farò anche una dimostrazione di una composizione. Innanzitutto ringrazio Alao, ringrazio Johnny in particolare di questa possibilità. Io sono sempre molto felice di poter presentare la mia pratica, la mia dico perché negli anni è diventata veramente la mia pratica. Voi sapete, una pratica, una disciplina che qualcuno segue con continuità, diventa proprio la sua casa. E per me l'Ikebana è la mia casa. Durante il lockdown, quando stavamo chiusi in casa appunto, per me fare Ikebana con quello che trovavo attorno a casa, fosse un filo d'erba, fosse un piccolo fiore selvatico, fosse il geranio del balcone, era veramente un momento di grandissima, come dire, felicità interiore. Perché? Perché appunto l'Ikebana è una pratica, come vi dicevo, è un cammino. In giapponese inizialmente, quando è nata nel 1400 per opera di un monaco della scuola Ikenobo, si chiamava Ka-Do, dove Ka sta per fiore e Do sta per via. Sicuramente conoscerete, anche se non siete dei particolari esperti di cultura giapponese, conoscerete il suffisso Do, che compare in moltissime parole che riguardano le arti giapponesi. Io arrivo all'Ikebana dalle arti marziali, il mio percorso è stato questo, sono arrivata all'Ikebana attraverso un'arte marziale che è l'Aikido, appunto, la via dell'armonia, e ho trovato nella pratica dell'Ikebana, in quest'altra via, ho trovato veramente un completamento per quello che avevo fatto fino a quel momento, per il percorso che avevo fatto fino a quel momento. Vi dicevo che le arti tradizionali giapponesi sono tutte caratterizzate da questo suffisso Do, che è molto importante perché Do in giapponese ha un significato ampio, profondo e molto radicato nel mondo giapponese. Che cos'è il Do? Il Do è un cammino, è un cammino che si intraprende per quale ragione? È un cammino di scoperta continua, di miglioramento di sé, è un cammino di felicità interiore, è un cammino che ci mette in contatto, che mette in contatto l'individuo con il mondo, siano altri esseri viventi, come nel caso delle arti marziali, siano elementi della natura, siano, come nel caso della calligrafia, Shotto, l'inchiostro, la pietra dell'inchiostro, il foglio di carta su cui si va a dipingere. Quindi questo Do, questo cammino interiore, non è percorso per arrivare a un risultato, questo è molto importante. Le arti giapponesi sono delle arti senza scopo. Per noi occidentali è molto difficile comprendere a fondo questo concetto portante della cultura giapponese. Oggi per noi agire senza scopo è un'assurdità. Noi siamo performativi, noi facciamo le cose per ottenere un risultato, per ottenere l'approvazione, il successo, che ne so io, la gratificazione del mondo, no? Invece fare un'arte, praticare un'arte senza scopo, senza porsi questo obiettivo e ponendosi come obiettivo soltanto il fatto di approfondire un dialogo interiore tra sé e quello che circonda, è veramente qualcosa di abbastanza lontano, specie nel mondo occidentale di oggi. Ma questa è la parte più affascinante di questa pratica, è la parte più misteriosa, se volete, ma è anche la parte più affascinante. Vi dicevo che io sono arrivata all'Ikebana attraverso le arti marziali. Voi sapete che, anche se non le avete mai praticate, che le arti marziali sono fatte di una serie di gesti ritualizzati che si chiamano kata, sono dei movimenti che hanno delle forme fisse che vengono riprodotti all'infinito, si può dire, nell'ambito di un incontro, di una lezione, eccetera. E le arti marziali sono caratterizzate anche da una forma di ritualità, vale a dire, oltre a questa serie di gesti formalizzati ormai ripetuti, ci sono una serie di
atteggiamenti, di attitudini, per cui il dojo, il luogo dove si pratica, è un luogo che è improntato a una certa sacralità, per cui si entra nel dojo ma si lascia fuori dal dojo tutto, tra virgolette, la sporcizia del mondo, intendo dire letteralmente la sporcizia, perché il dojo è un luogo pulito, ma la sporcizia vuol dire anche tutto quello che è, diciamo, il sovraccarico di pensieri, di preoccupazioni, di tensioni, cioè tutto quello che diciamo pesa sul proprio essere, lo si lascia fuori. Quindi si entra nel dojo con questo atteggiamento, col desiderio di entrare in un luogo pulito per ripulirsi, per purificarsi. Fare ikebana è uguale, così come fare le altre arti giapponesi. Ikebana si può fare ovunque, non c'è un luogo, un dojo per fare ikebana. Però nelle scuole ikebana giapponesi, ma anche qui nella scuola ikebana nostra, che è diretta da un insegnante giapponese, la stanza è nuda, spoglia, non ci sono orpelli, non ci sono decorazioni, non c'è nulla che possa in qualche maniera distrarre dalla ragione per cui si è lì, cioè mettersi in contatto con gli altri praticanti e col materiale col quale si deve fare la conclusione. E anche entrare in una aula di ikebana, anche per entrare lì è importante appunto lasciare fuori quello che non serve poi per mettersi in contatto col materiale, perché se noi ci apprestiamo a fare un ikebana e la nostra mente è corrotta da una serie di pensieri, preoccupazioni, adesso ho parcheggiato, mi fanno la multa, questa sera ho un appuntamento, e di colpo c'è un tale rumore che il silenzio necessario per entrare in contatto col materiale non c'è, e quindi non si riuscirà mai a creare armonia tra noi e il materiale. Questo per darvi un pochino il senso di come ci si appresta a quest'arte, che appunto è un'arte, una pratica, è una disciplina, disciplina nel senso che oltre agli aspetti formali, i kata delle arti marziali, oltre agli aspetti rituali, questo senso di sacralità e di pulizia che si deve portare con sé o comunque a cui si deve tendere facendo le composizioni di ikebana, c'è anche proprio come dire, una disciplina è qualche cosa che richiede una certa continuità, che richiede una certa serietà per arrivare al nocciolo della disciplina medesima, quindi disciplina in questo senso, ma non nel senso di regole che alla fine ingabbiano la creatività dell'individuo. Badate bene, perché nell'ikebana ci sono molte regole, però c'è sempre questo dialogo ininterrotto tra chi compone e il materiale è sempre diverso, noi siamo sempre diversi, perché a seconda della luce, del luogo, del rumore, anche noi siamo diversi, per cui quello che uscirà da questo incontro tra noi e il materiale sarà necessariamente qualcosa di libero, anche se sta dentro le regole, sarà qualcosa di irriproducibile, anche se sta dentro le regole. Bene, detto questo, fatta questa premessa, mi è necessario collocare l'ikebana brevemente dentro la storia della cultura e delle arti giapponesi. Ho portato, io non ho usato le slide perché Johnny mi ha detto no, basta slide, basta, ne abbiamo avuto abbastanza in questi anni di lockdown, meglio la presenza, meglio la voce, però ho portato, non so se la vedete, questa foto, vedete, la vedete tutti? Ecco, questa foto raffigura, è una foto simbolica proprio di un sentimento dominante nella cultura giapponese tradizionale, raffigura un grande albero, un albero probabilmente molto vecchio, circondato da una corda da cui pendono delle piccole strisce di carta. Questa corda si chiama Shimenawa ed è una corda che delimita un luogo, un oggetto, uno spazio sacro. Quindi poi appesi ci sono queste piccole strisce di carta che si chiamano shite, che vedete hanno una forma zigzag a indicare proprio i movimenti che dalla sfera celeste raggiungono la terra quasi simbolicamente. Bene, questa foto raffigura ed esemplifica più di qualunque discorso qual è l'atteggiamento che i giapponesi hanno nei confronti della natura. Prima di tutto un grandissimo rispetto, che è qualcosa che noi abbiamo dimenticato, non appartiene solo alla cultura giapponese, ma diciamo che è proprio specifico della cultura giapponese, un grandissimo rispetto per il mondo naturale che è, diciamo, il collegamento tra la terra e il cielo, l'albero in particolare per la sua forma mette in contatto la terra e il cielo, non necessariamente in una prospettiva religiosa, anche se chiaramente qui è un monumento, diciamo, un monumento laico che fa riferimento alla religione shintoista,
però non è tanto quello, è proprio il fatto di avere l'anelito verso la spiritualità, però in comunione con la natura, nei confronti della quale si nutre un grandissimo rispetto, una grande attenzione e una grande cura. Allora, queste tre parole, attenzione, rispetto e cura, sono le parole chiave di chiunque si appresti a fare Ikebana, perché l'Ikebana richiede attenzione per i materiali che si usano, richiede cura, anche se l'Ikebana poi si disferà e il materiale deperirà, insomma, però richiede proprio cura nel toccare questo materiale, nel disporlo, nel non violentarlo, nel rispettarlo, e attenzione, l'attenzione che si sviluppa poi attraverso l'Ikebana a tutto il mondo circostante. Io, dopo tanti anni che faccio Ikebana, quando vado in giro mi accorgo di certi movimenti delle foglie, di un trascolorire proprio come in questa stagione delle foglie, di una sfumatura nuova, di una curva che non avevo notato in una foglia come in questo caso. E devo dire che ogni volta mi commuovo, perché l'idea di vedere tanta bellezza intorno a noi, ce n'è tantissima, ci vogliono gli occhi per vederla, ma la bellezza c'è. Quindi l'Ikebana aiuta veramente ad alimentare i nostri occhi, ad abituarli a vedere la bellezza enorme che c'è intorno. Se noi ci accorgiamo della bellezza infinita che c'è intorno a noi, anche nella più piccola foglia, ne avremo sicuramente più rispetto. Se la conosciamo da questo punto di vista e la apprezziamo da questo punto di vista, ne avremo più rispetto, e a questo punto avremo più rispetto del mondo che ci circonda. Mai come in questi tempi ci sarebbe bisogno di nutrire questo sentimento, no? Di rispetto profondo. Bene. Allora, l'Ikebana nasce intorno al 1400 in una società giapponese che è molto particolare, ha una storia particolare. Già nel 1400 la società giapponese comincia a vivere i primi conflitti interni, conflitti tra la figura dell'imperatore, gli shogun, eccetera, ma non vi racconterò la storia del Giappone ovviamente, e i monaci hanno una grande importanza nella società giapponese, ed è proprio ai monaci che si deve la nascita dell'Ikebana. In particolare i monaci della scuola Ikenobo avevano, come dire, formalizzato un tipo di Ikebana molto particolare, molto diverso da quello che vedete qui. Era un Ikebana di carattere fortemente simbolico e spirituale, in cui era dominante quella parte centrale, questa appunto, questo collegamento tra il cielo e la terra, ed era dominante nel senso che tutta l'Ikebana era costruita intorno a un asse centrale attorno alla quale si sviluppavano gli elementi della composizione. Vi faccio vedere un'immagine giusto perché vi facciate un'idea. Vedete, era una composizione molto articolata, molto complessa, con una parte centrale che si chiamava Do, appunto, ma Do in questo caso non vuol dire via, vuol dire centro, e aveva un valore simbolico molto, molto forte. Era un tipo di composizione difficile però da fare, che richiedeva una grande conoscenza dei materiali, richiedeva una grande abilità manuale per la curvatura dei materiali, per la collocazione dei materiali nel vaso stesso. Vi ricordo che allora si usavano dei vasi di bronzo con il collo abbastanza stretto, dentro il quale venivano infilate delle cannucce di riso, di paglia di riso, tutte legate, e dentro queste cannucce di paglia di riso si infilavano i rami. Se per caso si sbagliava, toccava ricominciare da capo perché la cannuccia si rompeva. Quindi l'azione del comporre l'Ikebana richiedeva una grandissima concentrazione e molta preparazione prima, un'accurata scelta di tutti i materiali e una preparazione. Quindi vedete, era un'azione, non era come dire faccio una bella composizione, era proprio una pratica, era proprio una ricerca di carattere interiore, era un momento per i monaci che praticavano effettivamente con una valenza religiosa forte. Questo tipo di Ikebana, con questa struttura complessa, affascinò ben presto evidentemente chi? I samurai e gli shogun, cioè gli aristocratici del Giappone, che cominciarono a sostenere quest'arte, a sostenerla nel senso proprio a promuoverla, a organizzare delle grandi mostre in cui questa forma di Ikebana assumeva anche delle dimensioni colossali. Nei palazzi imperiali venivano fatte delle gare di Ikebana di stile ricca, in cui gli Ikebana erano veramente grandissimi, alcuni metri, con addirittura dei tronchi, dei rami interi di pino, per esempio. Il pino era quasi sempre presente perché, essendo
un sempreverde richiama l'eternità, qualcosa che appunto è eterno, laddove gli altri materiali sono deperibili, quindi richiamano l'impermanenza, il fatto che nulla permane immutabile nella vita. Bene. Quando nel 1600 la società giapponese cambia, l'Ikebana, diciamo, esce dai palazzi nobiliari e dai monasteri ed entra anche nella città, entra nelle case dei borghesi che in quel momento si stavano appunto formando come classe sociale, e a quel punto comincia a cambiare forma, diventa molto più semplice, diventa sempre rigorosa dal punto di vista formale, però molto più semplice, con un utilizzo inferiore, molto inferiore di materiali, però mantiene una linea estremamente elegante che caratterizzerà poi l'ikebana in generale. Ecco, per esempio, questo, vedete, è un esempio di ikebana in stile Seika, che è uno stile semplicissimo, con pochissimi materiali, però mantiene, conserva questa idea di dirittura morale, di collegamento tra cielo e terra, e questo rimarrà sempre nell'ikebana, in tutta la sua storia. Dimenticavo di dire una cosa importantissima, che l'ikebana in Giappone era riservata agli uomini. Qua avete alcune stampe che raffigurano samurai, monaci e gente comune che si dedicava all'ikebana. Era un'arte esclusivamente maschile e lo è stata fino al 1700. Solo nel 1700 le donne hanno potuto approcciare l'ikebana. Bene, a partire dal 600 l'ikebana si semplifica, diciamo, dal punto di vista formale, ma viene praticata sempre di più, diventa una sorta di arte nazionale. Lo era già in parte, ma era l'arte nazionale dell'aristocrazia e del clero. A partire dal 600 diventa una sorta di arte nazionale che viene praticata in città, quindi dai borghesi, quindi un po' da tutti. E cosa interessantissima per l'ikebana, fino a quel momento all'ikebana erano riservati degli spazi all'interno dei palazzi, degli spazi dedicati in cui c'era questa grande composizione e una nicchia nel muro più o meno grande che la conteneva. Nel 600, quando le case cambiano, le case borghesi più piccole, più semplici, nasce una cosa meravigliosa in Giappone che secondo me è una delle invenzioni più belle della cultura giapponese, che è il tokonoma. Il tokonoma è una nicchia. Tokonoma vuol dire luogo della bellezza e della coltivazione di sé. È una nicchia di 180x90, una nicchia nel muro della sala principale, vuota. Vuota nel senso che non c'è nulla in questa nicchia. E cosa ci si mette? Ah, è leggermente sopraelevata. Cosa ci si mette? Ci si mette una composizione di ikebana e un rotolo, kakejiku, che viene appeso. Entrambe le cose, il kakejiku e l'ikebana, o anche un oggetto di famiglia ma piccolo, particolarmente significativo, bene, una pietra particolarmente bella, bene, in questo spazio vuoto si deve in qualche modo rendere omaggio al legame con la stagione, perché è sempre fondamentale che l'ikebana che sta nel tokonoma sia un'ikebana di stagione. Per questo io di fuori ho scelto questi materiali, pur facendo un'ikebana con l'orchidea, perché siamo in autunno quasi, quindi di stagione assolutamente. E è un'ikebana che, in questo spazio vuoto nel quale non entra nessuno, non sale nessuno, è lo spazio in cui l'ospite, quando arriva, si avvicina a questa nicchia, una sorta di altare se volete, no? Si avvicina a questa nicchia, osserva l'ikebana che spesso è stata fatta per lui, quindi sono stati scelti dei fiori, dei materiali che si sa piacciono particolarmente all'ospite. Bene, si siede in seggiola, in ginocchio chiaramente, perché sapete non ci sono le dita, non c'erano i tavoli e le sedie nelle case tradizionali giapponesi, guarda questa composizione, non dice nulla, quindi cerca di ascoltare quello che la composizione gli racconta, poi fa un'inchino alla composizione, si gira e si gira di spalle, dietro di lui c'è questo tokonoma vuoto, quindi viene incorniciato dalla bellezza di chi ha fatto la composizione, dalla bellezza della composizione. Quindi vedete anche questo senso di rispetto che c'è anche nei confronti degli altri, di attenzione estrema. Poi a partire dal 1700 l'ikebana, che continua ad essere un'arte praticata sempre di più e anche dalle donne finalmente, subisce delle trasformazioni, si evolve, nascono alla fine dell'Ottocento delle scuole diverse dalla scuola Ikenobo, delle scuole più moderne. Per esempio si comincia a utilizzare il vaso basso
con l'ikenzan. Allora, gli strumenti dell'ikebana sono vasi alti, non ci sono sostegni all'interno, non c'è spugna, c'è solo l'acqua. Spesso si usano dei cestini, in questo caso all'interno di questo cestino c'è un piccolo cilindro di bambù, e infatti io non ho potuto mettere l'acqua perché sapete che il bambù, se si bagna, poi si dilata, si restringe, si rompe, quindi ho messo le orchidee nelle pipette. Vasi bassi, questo è un vaso di metallo bruttissimo, ma è un vaso da viaggio per l'appunto, vasi bassi, e i fiori vengono poi sistemati attraverso questo oggetto che si chiama Kenzan, vuol dire montagna di spade, che è stato inventato alla fine dell'Ottocento e che serve a collocare rami anche importanti inclinandoli e sistemandoli come meglio richiede lo stile. Ora, questo, il fatto di sistemare i fiori in questo tappeto di aghi consente ai fiori stessi di durare di più. Quindi spesso mi chiedono, ma a recidere i fiori poi quanto durano? Allora, i fiori inseriti nel Kenzan, siccome sono bucati, lo stelo è bucato, ricevono continuamente e immediatamente più acqua, quindi durano di più di quelli messi nel vaso semplicemente. Quindi questo, oltre ad essere un accorgimento pratico per fare le composizioni, è anche un sistema per farli durare, anche se lo scopo dell'ikebana non è far durare la composizione. Quindi gli strumenti sono molto semplici: il vaso alto o un cestino o un vaso basso col Kenzan, poi le forbici. Queste sono le classiche forbici da ikebana, che servono appunto a molte scuole di ikebana, e altri piccoli strumenti, perché l'ikebana ci sono pochissimi artifici, le composizioni sono molto naturali, non vengono più di tanto elaborate o spezzate. Qualche volta si usa questo filo molto sottile per piante, qualche volta si usa il guttaperca, e poi c'è questo attrezzo magnifico che io mostro sempre perché dimostra come in Giappone nulla, anche le cose più piccole e più pratiche abbiano in realtà, siano il frutto di una ricerca estetica profonda. Guardate, questo piccolo oggetto magico, che ha un campanellino in fondo, serve agli ikebanisti perché è fatto di due parti che si avvitano. Da una parte questo cilindretto è cavo e permette di raddrizzare gli aghi del Kenzan quando questi aghi si storcano perché si mettono dentro dei... Poi ve lo faccio vedere da vicino, perché magari appunto si mette un legno duro, lo storco. Dall'altra parte invece è una semplice punta che permette di pulire il Kenzan. Ma vedete come in un oggetto minuscolo, apparentemente insignificante e assolutamente, come dire, anche in questo oggetto la ricerca della bellezza giapponese si è espressa meravigliosamente, secondo me. Bene. Allora, anche nella forma delle forbici, per contro, anche queste sono particolarmente belle, non so se vedete che bellezza, che bella forma hanno, oppure questo vaso. Allora, io oggi devo fare le composizioni con le orchidee. Vi confesso, e lo confesso degli appassionati, a dei coltivatori, a dei collezionisti, a dei super esperti di orchidee, che io non ho neanche fatto un passo ancora dentro al mondo delle orchidee. Ho tentato, qualcuno mi ha costretto, ma i risultati sono stati disastrosi. Quindi io di orchidee non so nulla, lo premetto, non so assolutamente nulla. So a stento come si chiamano queste perché ve l'hanno detto, però non sono un'esperta di orchidee. E in generale l'orchidea, per la sua particolarità, per la sua autosufficienza, è un fiore talmente bello che non ha bisogno di niente. Cioè, uno mette un'orchidea lì, bisogna fare altro, no? Non viene utilizzato tantissimo nell'ikebana, benché in Giappone ci sia un vero e proprio culto di un particolare tipo di orchidea che comunque non viene molto usato nelle composizioni di ikebana. Prima di farvi farvi la dimostrazione, vi volevo però leggere un haiku. Voi sapete cosa sono gli haiku? Bene. Vi volevo leggere un haiku di uno dei più grandi poeti di haiku giapponesi, che è Basho, che è dedicato all'orchidea e che recita così: il profumo dell'orchidea penetra come l'incenso le ali della farfalla. Mi piace molto questo haiku, non solo perché parla dell'orchidea, ma perché in pochissimi versi riesce a mettere insieme due sensazioni meravigliose: il profumo dell'orchidea e le ali della farfalla, e riesce a mettere in connessione il mondo naturale in due aspetti meravigliosi e a darci con poche parole un'immagine indimenticabile. L'ikebana dovrebbe fare la stessa cosa, cioè
soltanto con fiori e materiali, con pochissimi materiali, con alcune regole, nell'essenzialità della sua presenza dovrebbe darci lo stesso tipo di sensazione. Cioè, quando noi vediamo un'ikebana, vedete, io ho fatto per mostrarvi questa, che è una composizione in vaso alto. Questo stile si chiama nageire. Nageire sono le composizioni in vaso alto. Nageire in giapponese vuol dire fiori gettati dentro, vale a dire che secondo, diciamo, all'origine di questo stile c'è l'idea che i fiori debbano stare nel vaso con estrema naturalezza, come se ci fossero nati. Anzi, c'è un aneddoto molto divertente che riguarda il mondo dei samurai e che riguarda in particolare Sennō Rikyū, che è stato un grande maestro di cerimonia del tè, il quale era al servizio di Hideyoshi, uno shogun un po' ambizioso, un po' regalone, un po' esibizionista, e un giorno durante una campagna che avevano fatto, una campagna militare, Hideyoshi disse a Rikyū: ah, ci fermiamo per un accampamento, mi faresti una composizione? Allora Sennō Rikyū prese la sua spada, era anche lui un samurai in effetti, tagliò degli iris che aveva trovato lungo la strada e li gettò in un mastello e ne nacque una composizione, appunto fiori gettati dentro, in questo senso. Quindi nageire richiama, quando si parla di nageire ci si richiama sempre a quell'aneddoto, che è un aneddoto, non sappiamo se sia la verità o meno, ma per far capire lo spirito di questo tipo di composizione. Allora io ho fatto un nageire e l'ho fatto pensando ai samurai, oltre che alle orchidee evidentemente. Perché i samurai si sono dedicati moltissimo all'ikebana. Per un samurai, prima di una battaglia, spesso i samurai che praticavano l'ikebana si raccoglievano in concentrazione, in meditazione, facendo un'ikebana. Questo momento di concentrazione serviva loro per trovare la calma interiore, il coraggio di affrontare la morte, la padronanza di sé e la concentrazione sufficiente. Quindi si ritiravano e facevano un'ikebana. Allora io l'ho fatta pensando appunto all'ikebana dei samurai, quindi ho pensato a questo ramo, vedete che ha un carattere molto forte, un ramo importante, un ramo che proprio ha un suo, come dire, una sua presenza. Ed era importante accompagnare queste orchidee, anch'esse molto importanti, anch'esse con una presenza forte, a fare da contraltare, diciamo, questo movimento del ramo. In questo modo. E poi per addolcire il tutto, che sarebbe stato estremamente stridente se fossero stati soli loro due, avrebbero finito per confliggere due elementi, ho messo questa asparagina che serve proprio a mitigare la durezza o comunque la forza del ramo e la forza dell'orchidea. Adesso si è creato un equilibrio tra questi elementi, un'armonia, benché siano elementi lontanissimi se pensate, no? Però si è creata un'armonia tra loro e come vedete questa composizione è asimmetrica, perché una delle regole più importanti nell'ikebana è non creare simmetria. La simmetria, sapete, è qualcosa di statico. Se pensate a un arco romano, statico, sta lì, starà lì per sempre, fermo, ci fa venire in mente qualcosa di fermo. E invece la asimmetria è qualcosa di dinamico, perché la simmetria è sempre in bilico. Cadrà, non cadrà, starà su, non starà su, però è dinamico, è come uno scorrere continuo di energia, e quindi nell'ikebana è privilegiata la asimmetria, sempre. Infatti questa è una composizione fortemente asimmetrica, ma rispecchia caratteristiche proprio dell'arte dell'ikebana. Poi, me la presento di là. In questo caso, questa è una composizione fatta in un cestino, in un tipico cestino giapponese, che all'interno, appunto vi dicevo, ha questo contenitore di bambù e quindi, diciamo, non ama l'acqua. Ho scelto di fare questa composizione con queste piccole orchidee, ma è una composizione di carattere autunnale, volevo proprio rifarmi all'autunno. Queste sono le classiche erbe dell'autunno, amate moltissimo dalla pittura giapponese, sia acquerello che su mie, le vedrete disegnate in molti paraventi, e hanno questo andamento fluttuante, anche qui prima c'era un po' di vento, si muovevano, e quindi danno un senso di stagionalità ma anche di leggerezza. L'autunno è la stagione dove tutto passa col vento, si può dire, no? È la stagione del vento anche in Giappone,
è la stagione dove appunto tutto scorre e anche gli elementi naturali scorrono, perché le foglie cadono, perché i rami si spogliano, perché queste erbe nei campi si muovono e producono questo movimento incessante. Allora ho voluto ambientare queste piccole orchidee in questo cestino con gli elementi dell'autunno e poi due foglie indispensabili, perché queste due foglie servono a, diciamo, a ancorare alla terra la composizione, perché non sia troppo aerea. Vedete, se io non le avessi messe sarebbe stata un po' troppo aerea, il cestino è alto, aveva bisogno di un elemento forte che tenesse un po' l'equilibrio del tutto, quindi ho collocato queste due foglie proprio per dare, perché stesse fermo tutto questo movimento che altrimenti sarebbe volato via. Quindi anche in questo caso è un aghere libero, vedete che anche qui c'è asimmetria, nel senso che c'è un elemento, comunque sempre questo elemento verticale, ci sono elementi che si muovono, foglie, c'è la bellezza di queste foglie secche che sono meravigliose, perché ho dimenticato di dirvi che spesso nell'Ikebana si mettono degli elementi di legno vecchio, perché in realtà per l'ikebanista è tanto importante il bocciolo, il fiore completamente aperto, il fiore quasi appassito e il legno vecchio, il legno ormai morto, perché comunque sono tutti aspetti meravigliosi del movimento della vita. Quindi l'ikebana aiuta anche ad apprezzare questi aspetti che normalmente vengono meno apprezzati, insomma, diciamo, non dico disprezzati, ma aiuta anche a vedere la bellezza di qualche cosa che sta sfiorendo, la bellezza di qualcosa che appunto, essendo evanescente, se ne andrà. E anzi, c'è un sentimento molto forte in Giappone legato allo scorrere del tempo. Mugyo, che deriva dalla cultura giapponese, dalla cultura buddista, tutto scorre e quindi non bisogna soffrire, bisogna godere anche del fatto che tutto scorra. Noi stessi di ora in ora siamo diversi, non solo perché invecchiamo, ma perché veramente il nostro corpo è continuamente in movimento, le interazioni con l'esterno ci trasformano di continuo. Allora la bellezza di questa trasformazione, no? Che sta anche nell'asimmetria che dicevo prima, il fascino di qualche cosa che muta di continuo, che non è lì fermo, immobile, viene, come dire, espresso dai movimenti di queste erbe o dai colori cangianti di queste erbe autunnali. Quindi ho voluto appunto, mentre l'orchidea è qualcosa che dura un po' di più, queste cose durano poco, ma mi piaceva molto mettere insieme questi due sentimenti proprio del tempo e della natura. Bene, a che punto siamo? Dico a quel signore che mi deve dire l'ora, perché poi io parlo, ma chi mi conosce sa che parlo troppo. Sono ancora tre quarti d'ora di relazione e mezz'ora di domanda. Allora, abbiamo un sacco di tempo, ho parlato velocissima allora. Va bene, allora, io volevo farvi una dimostrazione con questo meraviglioso oncidium, però vi devo raccontare l'antefatto. Io sono arrivata ieri da Savona, un po' stanca, in questo putiferio di posto, putiferio nel senso che stavano preparando, allestendo, hanno fatto delle cose meravigliose, ma erano tutti nel caos più totale. E io avevo nella testa un'idea, voglio usare l'oncidium, perché l'avevo già usato a Savona, perché mi piace molto, io ero proprio fissata, sapete quando ci si fissano? E voglio un oncidium possibilmente un pochino, come dire, piegato, un po' curvo. Vabbè, ma ieri ero molto stanca, quindi ho detto, vabbè, lo cercherò domani. Stamattina con Johnny abbiamo fatto un giro e questo oncidium è così, non è curvo, vedete, no? Però io, dura, dico, no, io voglio fare una composizione con l'oncidium curvo. E allora a quel punto mi sono detta, ma Antonietta, tu fai ikebana da 20 anni e non hai ancora imparato niente. Prima di tutto c'è sempre tutto da imparare dai materiali, sono loro che ti dicono quello che deve fare, che devi fare, non sei tu che devi importi, devi ascoltarli, aspettare quello che ti dicono, ascoltarli bene. Ok, ho detto, va bene, d'accordo. Soprattutto non bisogna mai mettersi a fare ikebana con delle idee in testa, perché noi abbiamo a che fare con del materiale vivo, e il materiale vivo, anche se sono delle piante, è vivo appunto, quindi ha una capacità di reagire con noi incredibile, credetemi, anche se sono dei rami tagliati, ci dicono un sacco di cose, ci dicono quello che vogliono e quello che non vogliono. Bene, questo oncidium non voleva proprio per niente stare inclinato,
non ce n'era. Dice, se tu mi inclini mi rompi, vedi un po' tu. Allora ho detto, va bene, ok, ti rispetto. Faccio una cosa diversa da quella che avevo previsto e faccio una composizione con l'oncino in diritto. Questo vaso a barchetta, che è una forma molto usata nell'ikebana giapponese, anticamente venivano appesi dei vasi di bambù a barchetta e venivano fatte scendere dei rami. Non è giapponese, l'ha fatto un ceramista di Como, però è una forma molto tipica per l'ikebana. E in genere in questo tipo di vaso appunto si fanno delle cose ricadenti oppure si fanno delle cose inclinate. Ora, visto che l'oncidio non ne voleva proprio sapere di inclinarsi, ho detto, va bene, allora facciamo una cosa diversa. Adesso la disfo. Quella che vedete, che ho fatto di prova, diciamo, è una composizione che si chiama Gendaika, cioè stile moderno e libero, incontro, lo capite chiaramente, no? E si fa con due kenzan, ci sono due kenzan posizionati in due posizioni diverse del vaso, e una parte più importante, l'altra parte invece lo è meno. Di solito nell'incontro può essere così, che c'è la parte principale e una parte secondaria con gli stessi elementi, però un po' più piccola. Adesso la disfiamo tutta e vediamo come si procede a fare una composizione. Come si fa a scegliere il materiale, cosa si può tagliare, perché la cosa davvero interessante nell'arte di l'ikebana, che ci insegna molte cose anche sulla nostra vita, è imparare a tagliare quello che non serve. Allora, voi avete visto appunto questa composizione incontro, io adesso proverò a fare invece una composizione che si chiama Moribana, cioè vaso basso, fiori ammassati, ma in realtà non sono mai ammassati, né di che vada i fiori. Diciamo che si chiama così per tradizione, perché quando è nato questo stile si usavano dei fiori che non erano i fiori autoctoni del Giappone, erano dei fiori importati, con corolle più pesanti, qui era necessario appunto usare i vasi bassi col kenzan e avevano più importanza, più presenza, quindi venne definito questo stile ammassati, anche se appunto di ammassato poi non c'era niente. Quindi rinunciamo alla nostra barchetta, la mettiamo via. E il moribana, io potrei farlo o su questo vaso, che non è granché, perché è un vaso da viaggio, appunto sono vasi che in realtà non servono quasi neanche per il kebab, potrei farla qui, oppure potrei farla in un altro vaso più bello, che comunque, visto che c'è tempo, mi dicono che c'è tempo, quindi approfitto e tiro fuori il vaso più bello, che è un po' più, diciamo, adatto, anche perché è di questo bel colore blu e quindi sta molto bene con l'oncino in giallo, no? Cosa ne dite? Meglio, no? Allora usiamo. Allora, questo vaso, già per come si presenta, chiede di essere composto con una composizione verticale, perché è proprio il tipico vaso che richiede la forma di moribana verticale o diritto. Userò questo kenzan, che gli altri sono bagnati, e lo metterò in verticale. Mi è più comodo, visto che faccio una composizione di tipo verticale, che si svilupperà in altezza e non in larghezza, quindi lo colloco così. Però il kenzan si può collocare anche così, è abbastanza indifferente. Poi ci sono anche i kenzan rotondi, ovviamente non creano problemi di come uno li si voglia collocare. Metto l'acqua deve arrivare a coprire gli aghi del kenzan, fino in cima, perché il ramo deve stare evidentemente piantato nel chiodino, ma ben dentro, almeno la prima parte. Allora, io cercherò di fare questa composizione verso di voi, perché ecco, una cosa molto importante che ho dimenticato, vedete quante cose poi. L'ikebana si guarda sempre solo di fronte, perché? Perché nel tokonoma di cui vi ho parlato prima, la composizione veniva collocata in una certa posizione e la si guardava frontalmente. Questo non significa che dietro uno possa fare non importa cosa, al contrario, per la cultura giapponese anche quello che non si vede, anzi, quello che non si vede deve essere fatto con più pulizia e più precisione di quello che si vede. Quindi dietro non si possono fare pasticci, assolutamente, anche se la composizione si deve guardare solo davanti. Allora, normalmente come si fa? In una scuola di ikebana come quella dove insegno, viene fornito lo stesso materiale agli allievi,
uguale identico. Io ho circa 15 allievi, a seconda dello stile che si è scelto per quel giorno, e gli allievi sceglieranno due o tre rami di fiori, due o tre steli, e due o tre rami di accompagnamento verde, che varierà ovviamente a seconda dello stile. Io il materiale ce l'ho già qua, quindi non è che devo scegliere più di tanto, però vedete, ho un bel assortimento di foglie, e queste foglie mi piacciono veramente moltissimo, vedete, perché sono delle foglie appunto autunnali, ma quando la foglia perde il suo vigore assume delle forme e dei colori veramente meravigliosi. Se voi guardate questo assortimento di foglie vedrete che sono davvero molto molto belle, una per una, perché l'ikebana è invece che l'arte del generale e della generalizzazione, è l'arte del particolare, come vi dicevo prima. Cioè, se voi guardate queste quattro foglie, vedrete che sono quattro foglie della stessa pianta, diversissime, e volendo avere tempo potremmo fermarci ad ammirare ciascuna di queste foglie e scoprire la bellezza specifica di ciascuna. Appartengono alla stessa pianta, sono stati tagliati dallo stesso punto, ma sono meravigliose ciascuna. Però, come noi individui siamo tutti degli esseri umani, ma ciascuno di noi ha una sua bellezza completamente diversa da quella degli altri. Allora l'ikebana insegna ad ascoltare, a guardare il particolare, perché è il particolare che farà la differenza quando io andrò a comporre. Allora, non potendo ovviamente approfittare delle magnifiche orchidee da collezione che ci sono qui, perché non mi avrebbero mai permesso di tagliare dei rami, vabbè, ho detto prendiamo l'oncidium, che è quella più particolare, diciamo, tra, e quindi questo ramo, ma vedete, lui è proprio diritto, non ce n'è. Io abbiamo tolto il sostegno, ho provato a chiedergli di piegarsi gentilmente, l'ho tenuto così a lungo, l'ho accarezzato, non ce n'è, insomma, lui vuole stare dritto, e vabbè, lasciamolo dritto, che dire. Allora, se lo mettiamo così semplicemente, insomma, magari non è tanto particolarmente bello, quindi intanto lo tagliamo un pochino, perché è già stato prima, quindi si è, mettiamo bene al centro della composizione e guardiamo, io sono alle spalle, quindi adesso guardiamo da che parte è più bello. Vengo un attimo davanti, perché ogni ramo poi ha una sua bellezza a seconda della posizione. Allora, messo così, ma mi sembra non male, però vedete che c'è un problema. Io questa mattina, quando mi volevo ostinare a metterlo curvo, ho tagliato due pezzi qua, perché lui doveva stare curvo, insomma, e quindi ho tagliato questi due pezzi. Adesso si vede che ho fatto quell'intervento, non è più così bello, cioè non parto da zero, parto da un materiale su cui ho già lavorato, quindi devo decidere cosa fare, perché così non mi piace proprio, si vede che c'è già stato un intervento che non va bene, quindi devo capire come fare per migliorare questo intervento un po' improprio che ho fatto questa mattina. Quindi forse basterà che io cambi posizione al ramo, basterà che lo metta in una posizione in cui anche quelle due assenze non gli creano squilibrio. Quindi vediamo insieme. Magari così è meglio. Vedete, così è già non si vedono quelle due mancanze. Ed ha un andamento abbastanza bello, però siccome abbiamo detto che nell'ikebana né la simmetria né la ripetizione sono particolarmente apprezzate, perché simmetria e ripetizione vogliono dire staticità, così si ripetono un po' tante volte gli stessi moduli, vedete, modulo intendo dire lo stesso, non mi piace tanto. Cosa faccio? Taglio, ne taglio qualcuno, lo so che faccio star male tutti voi appassionati di orchidee o orchidofili, con questa parola davvero un pochino brutta, che non mi piace, mi sembra che siate degli orchi, cioè ogni volta che dico orchidofilo immagino degli orchi, quindi preferisco chiamarvi appassionati di orchidee o amatori di orchidee. Ecco, appunto così, vedete, qui si ripete 1, 2, 3, 4, 5, tutte lì, è fatta così la pianta, ben inteso, lei ha tutte le ragioni di essere così perché la sua natura. Però se io devo fare una composizione di ikebana, questa assoluta simmetria la devo un pochino ridurre. Prima di tagliare però, perché come insegnano i samurai, una volta tagliato non si riattacca più una testa, quindi prima di tagliare magari ci metto qualcos'altro insieme e vedo che tipo di armonia e di equilibrio vado a creare.
Allora, qui ho tante foglie molto belle che mi danno proprio questo senso di elevazione, ma anche di autunno, insomma, in un certo senso. Quindi provo a mettere vicino a lei, vicino a questo ramo, provo a mettere qualche foglia e vediamo cosa ottengo. Magari lo faccio da dietro così vedete. Allora, vedete, quando abbiamo delle foglie così, che hanno comunque una certa durezza, riusciamo a mettere nel Kenza, non abbiamo difficoltà. Se invece fossero molto morbide, ci viene in soccorso il guttaperca. Noi possiamo, o mettendo un pezzettino di stelo di orchidea all'interno, vedete l'interno, che, e poi legando in questo modo. Questa è la cicoria d'attacco, io la compro la cicoria. Possiamo fare una base più solida. Questa perca si taglia con le mani, che ci permette di infilarlo nel Kenzan senza che se ne vada per i fatti suoi. Questa è veramente molto bella di suo, quindi vediamo se sta bene. Proviamo a vedere come possiamo collocarla accanto a questo ramo. Allora, per il momento l'ho collocata lì. In questo modo enfatizza l'altezza, però l'ammorbidisce anche perché si ripiega. Quindi la lasciamo lì per il momento e vediamo cos'altro possiamo fare con le altre foglie che abbiamo a disposizione. Possiamo costruire, per esempio, un movimento che viene in avanti, che dà profondità alla composizione, perché viene in avanti verso chi guarda, e nello stesso tempo rompe un pochino quella eccessiva regolarità dei fiori, perché vedete la linea interviene sulla regolarità dei fiori, quindi la spezza. Stiamo provando insieme? Anzi, se voi avete voglia potete anche dare un contributo. E poi, naturalmente, bisogna lavorare sempre col materiale che si ha a disposizione, perché nella scuola di Ikebana non è che se un ramo non piace se ne va a scegliere un altro. Quello si è scelto, con quello si lavora, ci si deve adattare assolutamente. Quindi abbiamo a disposizione due foglie, non è vero, ne abbiamo molte di più, perché io ho il vaso di là, però facciamo finta di averne solo due, perché è inutile. L'abbondanza delle volte non aiuta. Poi abbiamo questi due rami, però abbiamo ancora questo, che è ancora un pezzettino di germoglio di oncidium, e poi questi piccoletti che io avevo già tagliato stamattina, che non credo ci serviranno in realtà in questa composizione. Quindi lasciamo per il momento, vediamo di lavorare con questo materiale. Questo, da questa parte, rinforza il giallo dell'elemento, e crea un altro movimento anche da questa parte, quindi la mia composizione sta cominciando a salire e a diciamo avere dei... Allora, io ho collocato questa foglia però è un po' troppo lunga, va a interferire con quella che ho messo prima, quindi adesso la taglio un po', ma la lascio con questo movimento che viene avanti, la lascio ancora, solo la taglio un po'. E la rinforzo anche un po', perché effettivamente adesso è diventata troppo sottile. Il guttaperca è meglio bagnarlo un pochino, e non è il rotolo che gira la foglia, perché spesso a scuola succede che vedo le persone che girano il rotolo, invece è solo la foglia che deve girare. Abbiamo continuato con un'altra linea a rompere il discorso iniziale di eccessiva simmetria dei fiori, di eccessiva ripetizione dei fiori. Adesso ci resta ben poco, ci restano queste foglie corte e eventualmente, se serve, possiamo utilizzare questo ramo. E allora mi piacerebbe fare un movimento qua in avanti, come a dare un senso di radicamento di questa composizione, che sale verso l'alto però è radicata in terra. Quindi vediamo come possiamo fare con queste foglie. Qui abbiamo tre piccole foglie che sono più o meno della stessa altezza, allora cerchiamo di creare delle altezze diverse in modo da appunto non riprodurre l'uniformità. Queste foglie si possono anche gentilmente arrotolare un po', poi si lascia, e loro in generale, se si è piuttosto dolci con loro, ci rispettano e si curvano. Questa non ha nessun bisogno di interventi perché è già abbastanza curva di suo. E infine quest'ultima piccolina, magari piazziamo anche lei, vediamo se troviamo un posto che abbia, per cui ci sia una ragione
anche fosse soltanto una piccola linea. Poi di solito quando si è finita la composizione e passano gli insegnanti a guardarle, a correggerle, e anche i compagni, è molto interessante alla fine della lezione che su 15 allievi che hanno usato lo stesso materiale, che hanno fatto lo stesso stile, siano venute fuori 15 composizioni diverse. Questo vi dicevo prima, perché ciascuno di noi è assolutamente unico, quindi mai potrà fare una cosa uguale all'altra, anche copiando, non succederà mai. E quindi la cosa veramente meravigliosa è che alla fine della lezione, nel silenzio che ha preceduto la parte di composizione, in cui ciascuno in silenzio si è messo lì, l'unico rumore che si sente è questo, non si sente altro. Ed è veramente un momento bellissimo, ne abbiamo così bisogno di questi momenti di silenzio. Alla fine però ci si alza e si guardano le composizioni di tutti, ovviamente si guardano dal davanti, non si commenta, non si dice belle, brutte, più bella la mia, più bella tua, guai. Non è assolutamente questo lo spirito con cui si fa Ikebana. Si cerca, se si riesce, se si è nello spirito giusto, se la persona che ha fatto la composizione c'è riuscita, aveva intenzione, se voleva comunicare qualcosa, no? Se è riuscita a comunicare col materiale, allora ci si ferma e si ascolta, si guarda ascoltando quello che la composizione dei nostri compagni e delle nostre compagne ci ha detto, basta, e poi si disfa e si va a casa. Allora questa è la cosa meravigliosa dell'Ikebana. L'Ikebana è veramente un'arte impermanente. Voi pensate, la lezione dura un'ora e mezza circa, si sta lì, alle volte si fatica perché certi rami insomma sono disobbedienti, non vogliono stare come vogliamo noi, facciamo fatica a tagliarli, non ci piacciono, insomma ci sono mille motivi per cui non sempre va tutto liscio. Ebbene, dopo tutto questo si fa questa composizione, quando sono passati i compagni si rifà tutto e si va a casa, basta, finito. Quindi la bellezza di questo momento veramente è, nella cultura giapponese c'è anche questo motto che dice un incontro, un momento. Si usa nella cerimonia del tè di solito, però vale in tutte le esperienze anche della nostra vita che non siamo giapponesi. Ogni incontro è quel momento, basta, cioè può durare, certo, poi ci possono nascere delle relazioni, però quel momento in cui abbiamo parlato con qualcuno, sorriso a qualcuno, è quel momento lì. Dopo sarà un'altra cosa, prima è un'altra cosa, quindi quel momento lì è quel momento lì, quindi un incontro, un momento, e appunto è nell'intensità del nostro essere presenti al momento che diciamo si misura la qualità della nostra vita e della nostra esperienza, esattamente come per l'Ikebana. Nel momento in cui facciamo una composizione siamo lì completamente, abbiamo lasciato fuori dalla porta pensieri, preoccupazioni, relazioni e tutto il resto. Siamo completamente vuoti, vuote, facciamo entrare solo quello che ci dice il materiale, cerchiamo di stabilire un dialogo, finito il quale, basta. Lui va nella busta, va a casa faremo un'altra composizione diversa, e noi però ci saremo arricchiti perché abbiamo stabilito un rapporto molto bello con degli esseri viventi che ci hanno detto delle cose, ci hanno donato delle cose, quindi in questo senso, quindi lo spirito di Ikebana è proprio questo, è proprio questo essere, riuscire ad essere in quel momento presenti, ovviamente con le regole che l'Ikebana ha, con la disciplina che l'Ikebana ha, ovviamente non è che si va via e si lascia tutto così, ben inteso, cioè si va via, si toglie il materiale, si butta in pattiniera quello che non è servito, si asciuga il kenzan, si asciugano le forbici, si lascia tutto in ordine, anche perché chi verrà dopo di noi alla lezione dovrà trovare tutto in ordine, l'acqua pulita, le forbici asciutte, il kenzan pronto, quindi noi non è che è finita l'Ikebana, ciao, ce ne andiamo e via, no. Quindi in questo senso vi dicevo la disciplina anche, cioè il fatto di entrare in uno spazio che ha in qualche misura una sua sacralità, ma sacralità non di religione, di relazione proprio, l'importanza della relazione, il valore della relazione, il valore che abbiamo noi, che hanno loro e che ha la relazione. Quindi rispettare il valore di quella relazione, di quello spazio, vuol dire anche ripulire alla fine, lasciare in ordine, eccetera. Insomma. Quindi in questo senso l'Ikebana, oltre ad essere una ricerca bellissima, perché ci dà, vi assicuro, una ricchezza che non potete immaginare, io appunto ormai sono diventata, come voi siete orchidofili, quindi immagino comprerete 3 orchidee al mese almeno come minimo, e io invece, se non faccio almeno 3 composizioni di Ikebana alla settimana,
mi manca qualcosa, sono proprio diventata dipendente, perché per me è un momento, come dire, di raccoglimento, di pratica, di approfondimento. Poi non ne esce mica fuori niente a livello di ragionamenti, perché non è questo lo scopo. Cioè io mi sento che ne ho bisogno, insomma, sento che ho bisogno di stabilire una relazione con i fiori, e per me è un momento davvero molto importante. Quindi in questo senso l'ikebana può essere una pratica davvero, davvero di vita. Insomma, io vi, prima di concludere e di lasciare posto alle vostre domande, intanto vi voglio brevemente presentare questo libro. Non lo sto promuovendo, questo è semplicemente un libro che ha scritto la mia insegnante di Ikebana, che è anche direttrice del Centro di Cultura Giapponese, che si chiama Ikebana Arte Zen, e per noi che siamo suoi allievi è una sorta di Bibbia dalla quale attingiamo molto spesso delle indicazioni. Non ci sono assolutamente tecniche, come vedete. Io vi ho parlato pochissimo della tecnica di Ikebana, ma di proposito, perché l'Ikebana può anche essere una disciplina che ha una tecnica complessa che bisogna imparare, ma si perde proprio il senso profondo del rapporto col materiale se ci si butta troppo sulla tecnica. Quindi per me all'inizio, per le persone che non ne sanno nulla, non ha nessun senso che io parli di più di tanto di tecnica, misure, ci sono, Poi con l'esperienza viene, cioè dopo ci sono delle relazioni tra i rami che bisognerebbe rispettare, che creano armonia, destra, sinistra, simmetria, certo ci sono, si imparano, però non è questa la cosa importante. L'importante è l'attitudine con la quale ci si mette davanti ai fiori, che cosa si vuole, che cosa si riesce ad ascoltare, fiori, rami, qualunque elemento della natura, e la ricchezza che ne deriva. Il resto non è così importante, in effetti. Quindi ecco, e questo libro appunto, Ikebana Arte Zen, in cui si racconta molto della cultura giapponese, si racconta anche della storia di Ikebana, ci sono delle foto con composizioni storiche e quant'altro, però soprattutto si racconta un po' lo spirito di quest'arte alla maniera tradizionale della mia maestra, insomma. Quindi è un libro che io mi sento sempre di suggerire per chi fosse interessato all'Ikebana. Vi ripeto, non c'è un'indicazione tecnica, quindi se voi sapete che altezza deve avere lo shin, cos'è il soe, cos'è l'ikae, cos'è il ramo, non troverete niente di tutto questo qua dentro. Ma quando io faccio dei seminari di Ikebana, generalmente sì, do qualche indicazione, però mi piace tantissimo quando si arriva al punto in cui gli allievi, le allieve fanno una piccola composizione libera, si chiama Sho Inka, che vuol dire piccola composizione senza regole. Mi piace tantissimo, perché quello è un momento di estremo panico. Cioè, dopo aver fatto un corso di 4-5 lezioni in cui comunque io ho dato, ma adesso come facciamo? E io come faccio con lo shin? E dove metto il soe? E dove metto l'ikae? Cioè, un momento di panico assoluto, no? Perché intanto si è... Ma poi, quando questa cosa cade, vengono fuori delle cose bellissime, perché ci si sente finalmente in relazione solo con i fiori, non con la tecnica, non con la disciplina, e vengono fuori dei lavori bellissimi. Quindi, come dire, io quando presento l'Ikebana non parlo mai delle tecniche, e in questo libro non le troverete. Però se volete farmi qualche domanda tecnica, adesso sono qui e sono assolutamente disponibile. Ma io vi ho raccontato un sacco di cose, parlo come sempre un po' troppo, quindi a questo punto direi di concludere, e se avete delle domande sono qui. Poi alla fine questa composizione, è venuta una composizione diritta, non so se vi piace o se non vi piace, però così è venuta, insomma, ecco. Non so se questo oncidium è contento, ma secondo me è più contento così che tutto sdraiato come pretendevo di metterlo io, in effetti. Quindi ecco, sono a disposizione, quindi se volete fare delle domande sono qui. Sì, volevo chiedere due cose. Sì. Non ha parlato dei vasi. Sì, ha ragione, non ho parlato dei vasi. Allora, nella tradizione antica giapponese i vasi erano vasi di bronzo spesso importanti, avevano dei piedi, erano molto lavorati, forse qualcosa si vede qui, anche se non è proprio una immagine, non è neanche una foto, però lo stile era più o meno questo.
vedete, erano vasi di bronzo che avevano un foro, e dentro a questo foro veniva collocato una specie di cilindro, diciamo, fatto di piccole canne di riso legate insieme, nelle quali si collocavano i fiori perché stessero dritti. Quindi inizialmente questi, i vasi per le composizioni importanti, dritti. Poi, quando in Giappone si diffonde lo Zen, cominciano a essere molto utilizzati dei vasi di bambù, che però hanno l'inconveniente che addirittura essendo richiusi in tagliata si faceva lui. I vasi di bambù hanno l'inconveniente che il bambù, dopo un pochino che si bagna e che si asciuga, si spacca. Comunque venivano utilizzati i vasi di bambù. Venivano utilizzati dei vasi, dei cestini, molto spesso. Questo è un cestino. Ci sono dei cestini bellissimi in Giappone di tantissime forme. Ovviamente non si potrebbe mettere l'acqua in un cestino, quindi ci sono all'interno poi dei contenitori per l'acqua. Ci sono dei vasi di ceramica, certo, vasi di ceramica che vengono utilizzati, ma soprattutto i vasi di ceramica, a parte qualche vaso di ceramica raku che viene utilizzato nella cerimonia del tè per fare delle piccole composizioni, se volete poi parliamo brevemente degli ikebana per la cerimonia del tè, che è un po' una storia a parte, un discorso a parte. Quindi ceramica raku, e poi si evolve invece la ceramica, vengono utilizzati i vasi di ceramica tranquillamente. Ci sono i vasi bassi, che si chiamano suiban, sono non questo, questo vi ho detto un banalissimo vaso da viaggio, non è neanche un vaso da ikebana. I suiban spesso sono dei vasi bassi, non ne ho qua neanche uno, comunque hanno questa altezza grosso modo, cioè alti come un po' più alti di un kenzan per intenderci, possono essere di forma ovale, di forma circolare e sono di ceramica. Poi ci sono vasi alti di tantissimi tipi, sempre di ceramica. E... la mia una domanda più tecnica era, voleva essere più... Mi dica. Lei per esempio se aveva i fiori, le orchidee lì, ma avesse avuto un vaso così era in difficoltà. Cioè, nel senso, da dove si parte? Ah, da dove si parte, sì. Perfetto. Allora, noi a scuola abbiamo un calendario di stili di ikebana che prevedono composizioni in vaso alto, composizioni in vaso basso, composizioni shoinka, cioè piccole composizioni, quindi vasi un pochino più piccoli. Quindi si parte da lì, nel senso che se si decide a scuola di fare una composizione in stile moribana, si mettono sul tavolo i vasi rossi. Io, per venire qui, siccome vi piace mostrare sia il vaso basso che il vaso alto che eventualmente il cestino, mi sono portata questo materiale dicendo mi piacerebbe mostrare un vaso alto, quindi un nageire, per cui una ikebana che si fa senza kenzan, in cui soltanto si appoggiano con naturalezza più o meno i rami nel vaso. Mi piacerebbe mostrare un vaso basso, quello si può considerare un vaso basso, con il kenzan, per vedere come si possono collocare gli elementi. E mi piacerebbe mostrare un cestino che, perché è tradizionale, perché sono dei contenitori molto tradizionali che si usano molto spesso in Giappone. Fatto dallo stile. Com'è? Fatto dallo stile che si vuole. Si parte dallo stile, certo. Sì, certo, perché io non potrei, come dire, io potevo benissimo usare il cimbidium per fare un nageire, avrei potuto benissimo. Il problema è che quello stelo di cimbidium, per poterlo mettere, diciamo, un po' inclinato, perché diritto qua che spuntava solo la punta, che brutto, sarebbe stato orribile. Quindi avrei dovuto metterlo con questa inclinazione, più o meno 45 gradi, a partire dal bordo del vaso. Allora, in quel caso, avrei dovuto fare un supporto, questa è una cosa di tecnica, se io voglio mettere in vaso alto uno stelo, un ramo, anche un pezzo di orchidea, uno stelo di orchidea, ma voglio che, diciamo, si appoggi sul bordo del vaso e si è inclinato, come è successo per questo legno, cosa devo fare? Se non è abbastanza lungo e quindi non mi consente di fare questo lavoro, io gli faccio un supporto, una sorta di stampella, lo leggo bene, la stampella arriva fino in fondo al vaso e il ramo può stare inclinato. Oppure, un'altra tecnica, all'imboccatura del vaso costruisco delle croci con dei pezzi di legno adeguati naturalmente, che stiano perfettamente all'imboccatura del vaso, li lego molto bene con delle legature molto precise e a quel punto appoggio il ramo, che è corto, non arriva in fondo, basta che arrivi all'acqua, lo appoggio a questa croce che ho costruito e il ramo sta inclinato come voglio. E quelle sono le cose tecniche più difficili anche a scuola, infatti quando noi dobbiamo fare lo stile nageire facciamo una serie di lezioni
dedicate proprio alle tecniche per supportare i rami nel vaso alto, perché il vaso basso, vedete, e col Kenza non è molto difficile, nel senso che avendo questo supporto metallico con degli aghi robusti io posso mettere lo stelo inclinato, cioè dritto, inclinato, un po' come mi pare, è un pochino più facile. Invece il vaso alto è più difficile. Va bene. Sì, no, ma ci mancherebbe, sono qua apposta. No, la seconda è la curiosità, perché sì, ma non si deve usare tutto quello che lei ha, il materiale. Sì. Cioè, uno deve usarlo tutto o può... Assolutamente no. Anzi, noi diamo sempre a disposizione agli allievi, e io questa mattina quando con Johnny ho fatto il giro per scegliere, per esempio, io ho scelto più materiale di quello che ho usato, poi ho toccato ovviamente, no? Quella per fortuna era un cimbidio, poverino, gli ho tolto l'unico stelo che aveva, ma credo che sia ancora recuperabile, adesso parlerò con gli esperti, ho tagliato solo lo stelo, quindi non ci dovrebbero essere danni. Però io prendo quello che mi serve. In questo caso sono due steli, là ce n'era uno solo, e anzi sono avanzati questi, sono avanzati perché erano veramente di troppo. No, l'arte di Kebane potrei definirla l'arte di togliere, non l'arte di aggiungere. E quindi quando si sceglie il materiale bisogna essere ben sicuri che si abbia il coraggio di togliere. Perché se uno sceglie un materiale che proprio non esiste, che io tolgo quel fiore, mamma mia, che sofferenza, allora scelgo questo materiale. Oppure si abitua a tagliare, che comunque nella vita non basta mai, perché purtroppo la vita ci obbliga a tagliare tante cose andando avanti. Va bene. Mi scusi. Domande? Sì. Sia materiale vivo che morto. Allora, nel materiale senso... morto, attenzione. No, la mia domanda... il materiale secco si usa qualche volta. Allora, si usano spessissimo rami secchi anche, cioè rami morti, voglio dire, proprio rami secchi si usano molto spesso, perché il ramo secco, il ramo per sua natura ha un bellissimo, spesso se è scelto bene ovviamente, ha un bellissimo movimento, esprime una grande forza, e simbolicamente il ramo secco rappresenta proprio questo momento finale della vita, anche la morte, perché no, ma la vita e la morte sono insieme, quindi perché no, anche nella morte mi verrebbe da dire c'è una sorta di bellezza in qualche modo, filosoficamente parlando, lo so che per noi è un po' difficile da accettare, ma insomma io le ho dato i tre livelli di lettura dell'uso del ramo secco. Poi il materiale secco, quindi voglio dire un'ortensia secca, un semprevivo di quelli che si fanno seccare, sì, si può, una craspedia, per dire una pallina di craspedia, qualche tocco di colore, sì, si può fare certamente. Poi la cosa che non vi ho detto è che ci sono delle scuole di Ikebana, soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, ci sono delle differenti scuole di Ikebana che hanno delle impostazioni un po' diverse. Per esempio la scuola di riferimento a cui mi sono formata io è la scuola Ikenobo, che è una scuola tradizionale. Questo non vuol dire che noi non facciamo niente di più moderno o altro. Poi c'è la scuola Ohara, che è una scuola molto importante, che il cui fondatore ha inventato proprio l'uso del vaso basso e del Kenzan, che anche quella ha un suo sviluppo particolare. Ogni scuola poi, come dire, ha dei settori e degli stili di pertinenza molto particolari. E poi c'è la scuola Sogetsu, che è la più nuova, quella che è stata fondata da un grandissimo artista e scultore che si chiamava Sofute Shigara, che era un grande scultore, nonché un ikebanista della scuola Ikenobo, perché tutti questi grandi fondatori di scuole moderne si erano formati alla scuola Ikenobo, perché era comunque la scuola più importante che c'era in Giappone. Bene, Sofute Shigara, che è stato un artista grandissimo, uno scultore grandissimo, ha fatto anche anni fa una meravigliosa installazione a Milano alla Sala delle Cariatidi, aveva col bambù, gli amava molto il bambù, aveva ricostruito una sorta di foresta di bambù dentro la Sala delle Cariatidi, che era una cosa, vi assicuro, cioè si camminava in questa foresta di bambù. Bene, lui ha fondato la scuola Sogetsu, che è una scuola di Ikebana che rovescia un pochino i canoni dell'Ikebana tradizionale, nel senso che introduce nell'Ikebana materiali che non sono mai stati utilizzati nella tradizione, materiali di plastica, materiali, non so, reti di ferro, cioè è un Ikebana che è più, diciamo, una ricerca artistico-scultorea che un Ikebana nel senso
in cui ne ho parlato io oggi. Questo non toglie che sia interessantissima, non toglie che alle volte i loro lavori fatti, gli studi sulle masse, quando diciamo fiori ammassati, siano interessanti, o l'uso di vasi molto colorati. C'è un interesse anche lì, se la ricerca è seria, perché vedete nell'Ikebana non è che importanza, che ha proprio importanza, beh per me è un po' sì perché sono legata alla mia scuola, però non ha così importanza la scuola. La cosa importante è lo spirito in cui si fa, se è uno spirito onesto, onesto nel senso che ho cercato di spiegarvi, cioè se si cerca veramente di entrare in contatto col materiale, poi alla fine poco importa che sia uno stile moderno o uno stile tradizionale, se si riesce a parlare col materiale e a farlo parlare, può essere anche attraverso l'utilizzo di un piccolo elemento finto, finto nel senso un pezzo di fil di ferro, che ne so. Nella cultura orientale non c'è una specie di rispetto per la forma di vita, insomma, prendere dei materiali vivi per trasformarli. Ah no, questa è la domanda. Allora, questa è la domanda classica, ogni volta. Grazie. Allora, la parola ikebana vuol dire far rivivere i fiori. Perché? Perché io è vero che taglio, ma intanto non taglio indiscriminatamente, non vado in giro con le cesoie a tagliare un intero prato di fiori. Io scelgo un elemento, due, la pianta non ne soffrirà particolarmente, se scelgo un ramo vivo di un albero avrò cura di sceglierlo in modo da non danneggiare la pianta. Ma poi soprattutto, come dire, io questo materiale che prendo in prestito dalla natura lo restituisco in qualche modo, lo restituisco perché nel momento in cui io come dire, faccio una composizione di ikebana in cui valorizzo la singola foglia e mostro quanto la singola foglia un po' appassita sia bella, o il singolo fiore e mostro quanto il singolo fiore sia bello, io come dire sottolineo la bellezza della natura, quindi in qualche modo restituisco in termini di rispetto, di cura, di valorizzazione quello che eventualmente ho sottratto. Cioè non si tratta appunto, poi di Ikebana lavora con pochissimi materiali, quindi in realtà appunto non vado a potare un albero, ecco. Solitamente quando faccio Ikebana vedere il Kenzan. Sì. Perfetto, allora coprire il Kenzan, benissimo, allora è una cosa che si fa, coprire il Kenzan si fa, si cerca sempre di coprirlo, vuoi con delle foglie, vuoi che con dei sassolini, sì, perché il Kenzan è un oggetto, diciamo, artificiale introdotto in una... No, ma infatti lei ha perfetto, vede quel vaso? Non si vede il Kenzan perché lo copre, e in caso, quando si fa una composizione, si cerca sempre di usare delle foglie in modo da mascherarlo un po'. L'unica cosa, bisogna fare attenzione che l'acqua del vaso deve essere sempre pulita, mai intorbidare l'acqua del vaso, quindi mai lasciare delle foglie dentro l'acqua perché questo la intorbida. Allora l'ikebana è un momento di purificazione, per cui anche l'acqua del vaso deve essere pulita. Grazie. Basta. Grazie. Grazie, buonasera. Complimenti. Grazie.